Il lifting o facelifting o retinectomia, che è il nome più tecnico, è l'intervento che ha l'obiettivo di riposizionare verso l'alto, di riportare dove erano qualche anno fa i tessuti del volto che hanno ceduto, che si sono abbassati in senso gravitario per il passare fisiologico del tempo che, ahimè, tocca a tutti noi. Le aree in cui si può facilmente, se vogliamo farlo anche da soli, verificare se c'è stata questa ptosi, se c'è questa caduta dei tessuti tale da poter richiedere questo tipo di intervento, sono l'area del sopracciglio, l'area dello zigomo e l'area dell'angolo mandibolare, anche l'area del collo che non sempre però è interessata. Quello che fa l'intervento è questo, cioè riposiziona verso l'alto e posteriormente i tessuti che sono abbassati. Se facendo questa manovra troviamo un giovamento allo specchio, potremmo migliorare il nostro aspetto con un facelifting. Prima dell'intervento si devono eseguire esami del sangue comuni con la coagulazione ed un elettrocardiogramma. L'intervento si esegue in anestesia locale con sedazione, la dimissione nella giornata stessa dell'intervento, qualsiasi problematica nella prima giornata viene risolta al domicilio e il giorno successivo all'intervento si fa la medicazione in studio. Il postoperatorio va conosciuto perché anche se in maniera molto soggettiva ci sarà sempre un gonfiore, un edema dei tessuti che sarà, come detto, variabile. Più importante se eseguiamo un intervento completo, quindi un lifting che riguarda anche l'area cervicale, molto meno importante, quindi con un disagio molto inferiore, se eseguiamo un mini lifting. La cicatrice anche al margine anteriore dell'orecchio è pressoché invisibile. Se il paziente capisce il disagio postoperatorio in termini di gonfiore, in termini di segni, in termini di disagio sociale, perché ovviamente non si può andare alla festa diciamo nei giorni successivi all'intervento, se tutto questo è metabolizzato, niente vi dà un risultato che dà un facelifting. Nessuna metodica alternativa, e le abbiamo tutte, radiofrequenze, laser o quant'altro, può dare questo tipo di risultato che è duraturo, nel senso che ovviamente si riprende a invecchiare dall'età che abbiamo raggiunto tornando indietro con questo tipo di intervento.